Amici del Keep Moving, ben ritrovati a tutti quanti. Siamo qua per fare il solito riassunto degli impegni podistici del nostro gruppo per questo weekend di luglio. Diciamo che la corsa che ha visto impegnati moltissimi dei nostri podisti è stata la 5 miglia di Tor Viscosa, che ha concluso anche il circuito di Coppa Friuli. Era l'ultima prova di Coppa Friuli, una bellissima corsa, circuito da ripetere più volte in notturna, una corsa molto suggestiva, in una cornice veramente sempre ben organizzata, c'è una bellissima festa anche di contorno. Quest'ultima prova di nuovo ha visto protagoniste le nostre chippine, che si sono veramente ben comportate e hanno concluso questa edizione di Coppa Friuli tenendo ben saldo il secondo posto in classifica generale. Inoltre abbiamo piazzato ben 5 delle nostre ragazze sul podio della corsa. Un complimento particolare alla Deborah Decilia, che è stata quarta assoluta della competizione di Coppa Friuli e seconda di categoria. Poi abbiamo avuto anche la nostra Elisabetta Barile, anche lei sul podio seconda, Patrizia Leonarduzzi, che con questo ennesimo primo posto si aggiudica in classifica generale la sua categoria, ha vinto sempre in tutte le prove, quindi veramente anche complimenti a lei. Poi la nostra Nives Buzzi, anche lei seconda di categoria, e per finire ma non ultima come importanza la nostra Super Wanda, anche lei che quando c'è riesce sempre ad arrivare sul podio terza, quindi veramente si è conclusa al meglio anche questa edizione. Complimenti a tutte le ragazze, penso che sia una bella soddisfazione. Poi dobbiamo segnalare anche sempre questo weekend c'è stato il debutto al suo primo triathlon per Emanuela Kaunel, triathlon sprint qua di Udine, quindi sempre impegnati i nostri atleti. Bene, possiamo chiudere qua. Prossimi appuntamenti saranno tantissime staffette che d'estate sono praticamente ogni settimana, c'è solo l'imbarazzo della scelta, quindi sicuramente vedremo anche in queste prove i nostri valorosi atleti, e poi ci sono tantissime corse in montagna, quindi sicuramente vi terremo aggiornati sulle prestazioni e sulle partecipazioni dei nostri atleti. Come sempre chiudiamo col nostro grido di battaglia Go Keep, e ci vediamo al prossimo video.